Vicino, insomma, venire qui e mettere in difficoltà comunque dopo un bel primo tempo lo United, forse quegli ultimi 3-4 minuti hanno un po' condizionato la partita. Assolutamente sì, siamo calati un po' negli ultimi minuti, due palle in copertura su due deviazioni, abbiamo abbassato il ritmo, un buon primo tempo, sono contento. Poi chiaramente venire qua già è complicato, è una squadra che comunque sta bene, sta in forma, sta pronta per la risalita, però posso essere molto soddisfatto. I miei ragazzi hanno fatto una grande partita di cuore, che era quello che poi ci interessava, e noi dobbiamo continuare a lavorare in una maniera tranquilla per recuperare poi gli infortunati, perché anche oggi ne ho persi altri due, e quindi dobbiamo stare sereni e proseguire il nostro cammino. Quel cuore probabilmente anche visto nel secondo tempo, che nonostante il risultato comunque avete macinato lo stesso gioco. Ma sì, perché loro lo sanno, loro purtroppo noi ultimamente paghiamo un po' troppi errori, il cuore c'è, la squadra è viva, loro se meriterebbero molto di più. Purtroppo quest'anno è un'annata molto difficile, tra inserimenti di nuovi, defezioni importanti, infortuni continui, quindi non riusciamo mai a stare da soli. Con tutto questo veniamo qui, giochiamo a testa alta, e che ci serva poi per il proseguimento. Adesso prepariamo la settimana prossima un altro scontro importante, che lo Stella, questa volta in casa, e vediamo se riusciamo con un po' più di fortuna, insomma. Cristian Trobbiani, in apertura un traguardo importante raggiunto dal punto di vista personale, non è vero? Sì, oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante dal punto di vista personale. Sono ancora Cap, ma già mi chiamano Mister Cap. Ecco, abbiamo finito con Mister Menichelli, la federazione, questo corso UEFA B di calcio a 5, quindi possiamo vantare qui ad Aprilia di avere un allenatore di calcio a 5 che può allenare sino alle categorie nazionali. Niente, io ringrazio, colgo l'occasione, grazie a te, di ringraziare sia la mia società che mi ha dato la possibilità di fare questo, e comunque tutto il movimento del calcio a 5 provinciale e regionale. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi, nonché Marracino, che anche lui oggi è stato protagonista di questo importante traguardo. Tornando alla partita, insomma, probabilmente decisivo quel finale di primo tempo dove avete accelerato e messo un po' le mani sulla partita. Ma guarda, diciamo che tendenzialmente le ultime partite, come stai vedendo anche tu, stiamo accelerando ben benino, perché io non sarò ripetitivo, ma quando una squadra comunque è 8 e poi dopo anche durante il mercato 9, 10, 12esimi è nuova, ci vuole del tempo. Il tempo è passato, abbiamo la classifica che meritiamo di stare al secondo posto, primo è lo Stella che merita di stare più avanti a noi perché non ha mai sbagliato. Non dobbiamo sperare che sbagliano loro, ma dobbiamo auspicare che non sbagliamo noi più. Quindi noi andiamo dritti per la nostra strada, sappiamo dove dovremmo arrivare e sono sicuro che arriveremo.